Buongiorno a tutti, ci troviamo qui al porto turistico di Termoli insieme agli attivisti e portavoce del Movimento 5 Stelle che sono lì sul muraglione con un meraviglioso striscione che abbiamo fatto per accogliere il grande, l'immenso, unico Matteo Salvini, lo statista Matteo Salvini a Termoli e dice: Matteo, Termoli non ha bocca, sai solo mangiare e bere. AFDM, che vuol dire in termolese, scusate, non sono di Termoli, a Fregne de Mamte. E siamo qui, praticamente non c'è nessuno, un'anima viva. Sono solo alcune persone lì al porto turistico. L'ingresso praticamente ci è vietato. Comunque, noi volevamo porre alcune domande allo statista Matteo Salvini, il grande, l'unico, immenso. E la prima domanda è: dove sono finiti i 49 milioni di euro? Visto che anche il tuo compagno di partito Maroni ha detto di chiederlo a te, ha detto chiedetelo a Salvini dove sono finiti i 49 milioni di euro. Quindi è chiaro che tu lo sai dove stanno questi soldi, faccelo sapere anche a noi. Poi vorremmo sapere perché in Europa, insieme a Fratelli d'Italia, avete votato contro la risoluzione del Parlamento europeo che condanna ogni forma di razzismo, odio e violenza. Questa è una cosa gravissima e vorremmo sapere perché l'hai fatto. Vorremmo sapere perché nel pieno della pandemia chiedevi di riaprire tutto, poi di chiudere tutto, poi di riaprire tutto, poi di socchiudere tutto. Anche lì ti sei dimostrato veramente la persona grande che sei. Poi vorremmo sapere perché pensi a farti i selfie senza mascherina, non rispettando il distanziamento sociale. Vorremmo sapere perché mentre Zaia parlava di bambini morti, tu ti ingozzavi di ciliegie. Vorremmo sapere, questa è una domanda molto importante. Vorremmo sapere dove comprare i famosi pannelli di metano, quelli che hai pubblicizzato tu sul ponte di Genova. Poi vorremmo che ci spieghi, che ci spiegassi perché vuoi che gli insegnanti, i medici, gli infermieri al nord guadagnino più rispetto a quelli del sud. Questa è una domanda a cui noi non troviamo risposta, quindi vorremmo sapere perché non hai mai lavorato un giorno nella tua vita e quindi, non avendo lavorato un giorno nella tua vita, vorremmo sapere perché non partecipi mai alle sedute e alle votazioni in Senato, visto che hai solo il 10% di presenze. Perché da ministro dell'Interno sei entrato al Viminale solo 17 volte? Perché da parlamentare europeo hai fatto il record di assenze e su 22 riunioni di cui si rinegoziava il trattato di Dublino, la Lega non si è mai presentata. Quante domande abbiamo per te, caro Matteo? Ma un'altra domanda è: perché non ci parli di Savoini? Perché non ci parli di Arata? Perché non ci parli dei tuoi rapporti con la Russia? E una delle ultime domande, ma ce ne sono tante di domande da farti, una delle ultime domande però che vorrei farti è questa: ci spieghi per quale mojito, scusate, volevo dire per quale motivo hai fatto cadere il governo precedente chiedendo pieni poteri in costume dal papete, mentre ti scolavi appunto bicchieroni di mojito. Perché? Spiegaci tutto questo, caro Matteo. Comunque, questo è Matteo Salvini. Noi non lo vogliamo a Termoli. Noi non vogliamo i razzisti a Termoli. Non li vogliamo. Continua la diretta più tardi, se ce ne sarà bisogno. Arrivederle stelle.